Buongiorno a tutti, cari amici del canale. Oggi sono in Auronzo di Cadore e sono partito da casa con l'idea di provare a vedere se riesco a trovare qualche piccolo fiorellino che sta sbocciando. Siamo nel mese di marzo, all'inizio di marzo del 2024 e ha nevicato fino alla scorsa settimana. La neve se n'è già andata perché ha fatto qualche bella giornata di sole, ma come vedete in questo momento il tempo è particolarmente uggioso e ci raccontano che sta per arrivare una nuova perturbazione proprio dalla giornata di domani, lunedì. Quindi, cosa ho pensato di fare? Di partire con la mia macchina fotografica, la fidata Nikon 750, la D750, e vedere se riesco a trovare qualche piccolo fiorellino, qualche erica o qualche vediamo. Vediamo un po' quello che trovo. Sarà difficile perché, come vedete, il prato è praticamente reduce da questo inverno che è appena finito, anche se ha nevicato poco, ma vediamo se riesco a trovare qualcosa. Mi ci metto in qualche fotografia macro. Seguitemi fino alla fine. Guardate che bello che è questo scorcio di paesaggio. Ci sono questi abeti e questo albero meraviglioso, guardate che belle queste. Guardate. Guardate, sono morbidissime. Sembrano quasi danzare. Favoloso. Ecco, questo è il classico scenario che si può trovare facendo una passeggiata in un bosco così ricco di vegetazione. Per spiegarvi un po' da dove sono partito, davanti a me c'è Auronzo di Cadore, pieno centro, c'è il cimitero di Villa Grande e da lì sono partito, ho lasciato la macchina e ho fatto questo sentiero, questa strada che vedete bianca, che sale verso la direzione del Monte Calvario. È una passeggiata molto semplice, molto bella, che invito tutti ad effettuare, perché poi da qua possiamo andare sia verso destra, in quella direzione lì, e andare verso il Monte Calvario oppure andare verso sinistra e fare l'altra parte del paese dall'alto, in modo tale da avere anche la possibilità di avere una bellissima veduta dall'alto di questo paese meraviglioso, incastonato nelle Dolomiti della provincia di Belluno, tra l'altro Dolomiti Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Bellissima questa pianta, guardate dov'è inserita, in che contesto. Adesso provo a farvela vedere dal basso verso l'alto e sullo sfondo un cielo grigio che si sta preparando a un qualcosa di intenso. Guardate che contrasti eccezionali. Ora mi fermo e faccio una prima fotografia di questa meraviglia. Ora mi trovo all'inizio del sentiero che mi porta verso il Monte Calvario e ci sono due interessanti cartelli che raccontano un po' la storia di questo luogo. Allo stato attuale delle ricerche, gli scavi archeologici eseguiti nel sito dell'antico santuario di Monte Calvario hanno rivelato almeno due principali fasi strutturali, entrambi riferibili cronologicamente all'età romana. Provate a pensare. Qui abbiamo anche un'interessante cartina che ci racconta un po' questo sito, delle fotografie altrettanto interessanti con lo stato avanzamento lavori del cantiere. Come vedete ci sono tanti sassi e tanti lavori in corso, guardate. Qua abbiamo invece un dettaglio del muro che è stato ritrovato con sullo sfondo, qua così, le meravigliose tre cime di Lavaredo. E guardate qui la pavimentazione che hanno trovato scavando sul Monte Calvario, con sullo sfondo l'abitato di Auronzo di Cadore e con il suo meraviglioso lago. Molto interessante. Adesso provo ad incamminarmi per vedere di arrivare proprio in quel luogo magico, quel luogo dove ci sono tutti gli scavi che vi ho appena fatto vedere. Bellissimo questo ruscello. Provate a pensare dov'è inserito. Il contesto è veramente incredibile. Qui abbiamo un bellissimo abete con un cartello Monte Calvario sulla destra mentre c'è l'Arieto sulla sinistra, che
c'è un altro video sul mio canale dove vi ho portato qualche mese fa e sono arrivato proprio all'Arieto. Guardate, qui abbiamo il paese dall'alto e questo prato meraviglioso, il paradiso, veramente spettacolare. Ma guardate anche questa pianta, adesso provo ad avvicinarmi, ve la faccio vedere dal basso verso l'alto perché merita veramente. Adesso mi fermerò anche a ritrarla con uno scatto fotografico perché è molto 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 bella, guardate, inserita quasi isolata in questo prato, guardate che bella composizione. Adesso mi fermo e provo a fare uno scatto. Oggi ho portato con me il 50 mm 1.4 e il 105 micro Nikkor che mi servirà per immortalare qualche dettaglio, sempre se riesco a trovare qualche bel fiorellino da fotografare. Ora provo a fermarmi qui e vedo se riesco ad effettuare uno scatto fotografico che riesca a dare risalto a questa meraviglia della natura. Guardate che bello, Auronzo di Cadore, veramente incredibile. Sullo sfondo abbiamo il Colle Agudo con delle piste da sci spettacolari e sulla destra, ora non si vedono ma in lontananza, ci sono le tre cime di Lavaredo. Auronzo di Cadore è l'unico abitato dal quale si riescono a vedere le tre cime di Lavaredo, che sono famose in tutto il mondo, patrimonio dell'umanità UNESCO. Qui abbiamo altri due cartelli molto interessanti che ci raccontano la scrittura dell'epoca romana e qui ci raccontano invece le divinità che erano presenti all'epoca. Non voglio entrare troppo nel dettaglio perché credo che valga la pena effettuare questa passeggiata proprio scoprendo la storia e la natura che ci racconta questo luogo. Guardate. Carissimi, vi consiglio veramente di venire a visitare questo posto perché è pazzesco. C'è tantissima storia e tanta natura meravigliosa con degli scorci che sono letteralmente mozzafiato. Adesso provo ad effettuare qualche scatto fotografico che riprenda un po' la natura che mi circonda, cercando di sfruttare questa luce molto particolare, dettata così dal maltempo, che però rende tutte le luci molto morbide e quindi non va ad esaltare troppo i contrasti che ci sono e quindi riusciamo a fare una fotografia un po' più soft, un po' più confortevole anche alla visione. Sono arrivato da lì, ho effettuato questo bellissimo percorso e ora mi dirigo in quella direzione. Sulla destra i cartelli e sulla sommità di questa collina il Calvario. Come potete vedere, lungo il percorso c'è anche la possibilità di riposare e quindi si può fare tutto questo giro meraviglioso, magari anche con un buon libro. Ci si può fermare, leggere qualcosa, documentarsi in attesa di fare questa breve salita che ci porta al Monte Calvario. Ma guardate qui sulla sinistra, che bosco incredibile, bellissimo, che si apre agli occhi del visitatore regalando degli scorci veramente molto accattivanti. Adesso provo a scendere qui perché vedo una vegetazione molto particolare che mi stuzzica molto. Tiro fuori la macchina fotografica e vedo se riesco a realizzare qualche scatto interessante. Questa vegetazione ci regala veramente delle belle occasioni. Guardate qui, che bella composizione. Ma se poi io mi avvicino al prato, un'altra bella composizione può essere ad esempio questa. Come vedete qui c'è l'erba che è stata calpestata dalla neve e quindi si è un attimino piegata su se stessa, guardate. E qui posso provare a fare uno scatto cercando di inquadrare nella fotografia solo questo contesto per evitare distrazioni da eventuali sfondi che sarebbero un di più. Una cosa che ho imparato fotografando tanto è che spesso e volentieri i migliori risultati si riescono
ad ottenere, concentrando all'interno della fotografia solo il soggetto principale e poco altro, creando poca confusione ed enfatizzando il messaggio che vogliamo raccontare. Non serve necessariamente includere sempre tutto all'interno di un frame, anzi, viceversa, io credo che riuscire a dare enfasi al soggetto principale faccia 9 volte su 10 la differenza. E questo è forse uno dei motivi per i quali prediligo la fotografia macro o comunque l'utilizzo di obiettivi tele. Evito i grandangolari, non perché non mi piacciono, ma perché raccontano tanto, troppo e spesso non si focalizzano su quello che voglio raccontare. Questo è il mio modo di intendere la fotografia. È chiaro che poi tutte le persone hanno il loro elemento narrativo principale, che può essere anche caratterizzato da altri modi di pensare. Guardate ad esempio anche questa, che bella occasione fotografica. Qui abbiamo questo scorcio di questa pianta, tra l'altro ricca di muschio sui rami, che va quasi a creare una sorta di galleria a racchiudere questa porzione di paesaggio. Adesso anche qua provo a fare una fotografia, vediamo un attimo. Ora sto per arrivare in cima al Monte Calvario, guardate che bello. Tra l'altro qui il bosco si è un attimino diradato, molte piante sono cadute per vaia e per le grandi nevicate che ci sono state, guardate. Carissimi, è incredibile vedere come questi rami stiano danzando, rami di questo abete incredibile, veramente molto bello, con un tronco decisamente importante, ha un diametro significativo, molto bello. Poi possono succedere anche delle cose interessanti, guardate ad esempio qui, ad un osservatore distratto sembrerebbe così della terra all'interno di un bosco buttata lì, però guardate che cosa c'è, qui abbiamo dei funghetti che stanno crescendo, incredibile, e sopra ce n'è un altro. Adesso mi provo a fermare per vedere se riesco a fare uno scatto fotografico anche di questo bellissimo microcosmo. Riuscire ad effettuare una fotografia di questi due funghi con l'obiettivo macro in una situazione tipo quella in cui mi trovo è particolarmente complesso e difficile. Non ho con me il cavalletto, per cui la messa a fuoco, che deve essere micrometrica in questi casi, diventa particolarmente difficile, se non addirittura impossibile da riuscire ad effettuarsi. Per cui ora provo ad effettuare un paio di scatti, ma credo che al 99% non riuscirò a mettere in queste condizioni a fuoco correttamente l'immagine. Vediamo. Vi metto lo stesso la foto, poi mi fate sapere nei commenti cosa ne pensate. Scorcio particolarmente interessante a mio modo di vedere è questo muschio verde smeraldo che si sta letteralmente arrampicando e ha trovato il suo habitat naturale su questo abete. Qua ci sono le radici dell'abete e lui sta proliferando qui, guardate, bellissimo questo muschio qui, ha un colore che è incredibile. La cosa che mi stuzzica di più, che mi piace di più quando vado a fare fotografie, è che nel bosco abbiamo miliardi di occasioni fotografiche, basta solo aprire gli occhi e fare un pelo di attenzione, le occasioni sono dietro l'angolo. Come arrivato alla sommità del Monte Calvario, qui abbiamo la croce e tutto il paese di Auronzo di Cadore sullo sfondo. Venite con me, vi faccio vedere quello che si vede, perché il paesaggio è veramente incantevole. Questo è il luogo degli scavi. Qui abbiamo davanti a noi la chiesa di Santa Giustina di Villa Grande, tutto l'abitato di Auronzo, e in lontananza le tre cime di Lavaredo, che però oggi sono coperte dalle nuvole, sarebbero esattamente qui. Molto bello questo scorcio, guardate,
La giornata non è delle migliori, però non potevo restare a casa con queste condizioni. Nonostante queste condizioni, guardate, qui abbiamo il lago di Santa Caterina che si apre con tutto il suo splendore e in lontananza abbiamo il Monte Tudaio, anche egli coperto dalle nuvole. Veramente molto bella questa vista. Tra l'altro, sono veramente a due passi dal centro abitato. Sono partito da lì, quello è il cimitero, quello lì dove mi trovavo prima e dove ho lasciato l'auto, e ho preso la stradina che vedete qui, sono salito e sono arrivato qui. Bellissimo. L'unica cosa che mi dispiace di non aver ancora trovato è qualche fiorellino. Vabbè, probabilmente è troppo presto e la stagione è ancora troppo fredda, però chissà, forse sarò più fortunato fra una settimana. Nel frattempo mi godo questo panorama che è veramente incredibile. Tra l'altro in questo momento c'è un po' di venticello, ma devo dire che anche la temperatura è particolarmente mite. Si sta veramente molto bene. Interessante questo luogo. Adesso sta anche uscendo un timido sole e ci sono dei raggi che ogni tanto, di tanto in tanto, timidamente si fanno vedere. Vado più a monte e vedo se riesco a trovare questo fiorellino, perché mi dispiacerebbe tornare a casa senza fare una fotografia di un fiore. Vediamo. Molto bello anche questo tratto di sentiero. Abbiamo questa vegetazione sulla destra e questo prato molto interessante nella parte centrale del fotogramma. Provate a immaginarlo in estate quando il prato è verde. Che meraviglia! Guardate. Ed eccoli finalmente, ho trovato dei fiorellini meravigliosi, guardate che meraviglia. Hanno un colore che è fenomenale, veramente molto molto bello, e sono freschissimi. Credo siano i primi fiori che ho trovato
dallo scorso autunno, quando si riescono a trovare dei fiori autunnali. Guardate, questi sono appena sbocciati. Adesso non c'è vento, per cui provo a vedere se riesco ad effettuare uno scatto a mano libera, che è molto molto difficile da realizzare per i motivi che vi dicevo prima della messa a fuoco. Bellissimi quei fiori lì. Ho provato una grandissima soddisfazione nel cercare di effettuare le fotografie, perché i colori erano meravigliosi e il soggetto era altrettanto affascinante. Però continuiamo la scoperta di questi microcosmi, perché con la fotografia macro riusciamo sempre a stupirci. Guardate anche questa corteccia che è mezza scoperta, che il microcosmo ospita alla sua base. Veramente fantastico. Ecco, qui da fotografare ci sarebbe il mondo, potremmo passarci un paio d'ore e credo troveremo sempre delle composizioni interessanti, guardate, veramente molto affascinante. Adesso provo ad andare lì con la macchina fotografica e cerco di ritrarre quel muschio, perché tra l'altro è baciato dal sole proprio in questo preciso momento, non voglio perdermi l'attimo. Ma guardate qui che meraviglia. Ora provo a fermarmi perché abbiamo una interessantissima situazione di controluce. Il sole è dietro all'abete e davanti abbiamo questo muschio verde smeraldo. Voglio provare ad effettuare uno scatto utilizzando e sfruttando questo acceso contrasto che la scena mi regala, dando particolare enfasi al verde del muschio e allo sfondo che cercherò di sfocare il più possibile. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate? Metto subito a seguire lo scatto realizzato. Ma guardate questo sentiero. Io potrei camminare, andare oltre, oppure abbassare l'occhio in basso a destra e scoprire questa chicca. Guardate, qui abbiamo un tronco che è stato tagliato e abbiamo due colonie di funghi differenti che si sono cibate di questo pezzo di natura che consente loro di sopravvivere. Mi fermo anche qui e realizzo uno scatto. Spero di riuscire a mettere a fuoco. Il problema è sempre lo stesso. Beh, che dire, cari amici del canale, durante questo video ho realizzato diverse fotografie, sia di paesaggio che di dettaglio, molto interessanti e mi sono tra l'altro anche divertito e rilassato molto. Se volete guardare tutte le foto in alta risoluzione, vi invito a visitare il mio sito internet andreacostagallery.com, dove trovate una descrizione dei video che effetto e anche le fotografie in alta risoluzione. Mi potete anche trovare su Instagram andreacostagallery.com, per rimanere e restare sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Ogni sabato un nuovo video, salvo imprevisti, chiaramente, e quando riesco anche il martedì. Ci vediamo sabato prossimo in una nuova avventura e ho trovato solo un fiore, quello c'era, però era favoloso. Continuate a seguirmi e grazie per la visione. Ciao a tutti.